Ogni casco è pensato e realizzato per una singola attività motociclistica, ma AGV ha cercato con questo Sport Modular di unire il meglio di alcuni segmenti diversi, perché come sappiamo il casco modulare è di solito visto male dai motociclisti più sportivi, che non si identificano tanto bene in quel tipo di prodotto. Invece con quello che adesso andremo a scoprire, ovvero lo Sport Modular, c'è il meglio davvero di quello che la tecnologia si può imprimere su un casco modulare. Apriamo questa scatola delle meraviglie e vediamo un po' cosa c'è dentro. Dunque, prima cosa c'è il pillock, c'è il casco sviluppato nella sua bella sacca AGV, c'è una mentoniera con un libretto di istruzioni e degli adesivi AGV. Un primo contatto è molto leggero, sapendo cosa c'è qua dentro forse non immaginavamo di avere una sensazione di leggerezza di primo impatto. Eccolo qui, ben protetto, come giusto che sia. Ed eccolo qui. Questo è lo Sport Modular e dobbiamo dire che ha una rifinitura superficiale perfetta. Il carbonio a vista è magnifico, il trasparente ovviamente dona una lucentezza a questo tipo di materiale che è semplicemente magnifico secondo noi. Il sistema di apertura del casco si comanda attraverso questo pulsante rosso sulla punta e il meccanismo scorre tra le mani in maniera molto, molto fluida, dà una sensazione di compostezza. Studiando le caratteristiche del casco abbiamo scoperto che una delle cose uniche che ha pensato di applicare AGV a questo casco è l'adozione di una mentoniera interamente in carbonio, che è una caratteristica che non è presente su nessun altro casco modulare in commercio e che lo rende di fatto un caso unico. In particolare tutte le altre mentoniere dei caschi modulari sono in plastica. Scegliere di applicare il carbonio nella costruzione di questo elemento ha ovviamente obbligato AGV ad un percorso dal punto di vista industriale molto più complesso, perché applicare la plastica e creare il guscio e gli accoppiamenti tra plastica e carbonio sarebbe stato molto più semplice per le caratteristiche insite nella plastica che si modella più facilmente. Invece fare due semigusci di carbonio ovviamente richiedeva un'estrema precisione nella costruzione e ha dato la possibilità ad AGV di donare questo aspetto estremamente racing, perché il carbonio anche a vista così ovviamente rende poco riconoscibile questo modulare rispetto ad un qualsiasi sportivo. Tra le caratteristiche che ci sono ovviamente c'è il visierino interno, che adesso vi faccio vedere, che si comanda qui con questo piccolo switch sul lato sinistro. Vediamo un po', indossandolo, cosa si sente. Il casco in testa è davvero leggerissimo. Uno degli studi che ha effettuato AGV nella costruzione di questo, come di tutti gli altri caschi che è in gamma, è stato dedicato in maniera molto attenta alla visiera. A parte il fatto che la visiera è più spessa rispetto ad altre aziende, perché qui parliamo di una visiera che è spessa 3,3 mm, quindi di per sé più rigida e più resistente anche agli impatti rispetto ad altre visiere che più facilmente si piegano tra le mani, qui c'è una caratteristica tecnica che molti sottovalutano, ma che in realtà è molto importante. Questa visiera appartiene alla classe ottica 1. Questo dato non è molto spesso riportato, non è molto noto ai motociclisti, ma in realtà è molto importante ed è da valutare bene. Cosa significa? L'immagine non viene assolutamente deformata dalla visiera. Se noi facessimo un esperimento facendo passare un laser attraverso questa visiera con un bersaglio dall'altro lato, il laser centrerebbe perfettamente il bersaglio. Quindi questo significa che l'immagine, la luce, non viene affatto dilatata dalla visiera. Utilizzando altri caschi invece potremmo verificare che la visiera di classe ottica 2 o inferiore andrebbe a cambiare la direzione di questo laser. Questo cosa significa? Che indossando il casco a lungo, l'occhio umano ovviamente viene in qualche modo colpito da questa variazione della luce e a lungo andare crea una stanchezza che noi non riusciamo a percepire in maniera consapevole, ma che è molto importante per aumentare il comfort una volta che sei in moto. Un'altra caratteristica molto interessante di questo casco è l'adozione degli interni che sono a doppia faccia. Si possono utilizzare dai due lati, è smontabile l'interno ed è sostituibile con l'altro lato, a seconda che la temperatura sia più fresca e più elevata. Quindi questo di fatto rende questo un casco 4 stagioni, adatto a tutte le temperature e a tutte le esigenze.
In definitiva, questo casco si adatta in modo trasversale ad una ampia fascia di motociclisti. Va bene per gli sportivi che vogliono utilizzare un casco più comodo per il diporto urbano, per le gite fuori porta. Va bene per chi deve fare turismo a lungo raggio perché ha delle caratteristiche tecniche particolari, molto silenzioso, non ha, diciamo, delle strutture esterne che creano turbolenze o che diano eccessiva rumorosità. Ha delle prese aria che sono molto ampie, molto valide e permettono al casco di avere una reazione perfetta. Quindi si può dire che AGV abbia centrato con questo casco l'obiettivo che si era posto, ovvero di sdoganare il concetto di casco modulare per i motociclisti più sportivi, mantenendo delle caratteristiche che possono renderlo appetibile per coloro che vogliono utilizzare il casco anche per fare touring a largo raggio.